Siamo in compagnia di Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Buon pomeriggio, grazie Paolo, come sempre. Grazie a voi dell'invito, un caro saluto degli spettatori e delle fonti. Ecco Paolo, io vorrei iniziare appunto con un commento sulla sterlina più che altro, giusto per capire se ecco, credi che questo downturn, anzi questo ribasso, questo deprezzamento a cui stiamo assistendo in scia della decisione di Bank of England di lasciare i tassi invariati, possa essere una performance che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane, perché io voglio dirlo, nessuno se lo aspettava questo scenario. È stata una sorpresa, è stata anche una sorpresa l'affermazione, nonostante la conferma all'inflazione in UK al 5%, si mantiene la politica iperaccomodante. Questo naturalmente penalizza la valuta, ha rafforzato anche il dollaro, sia nei confronti della sterlina, ma anche nei confronti dell'euro, perché abbiamo avuto un nuovo ribasso anche della valuta europea. È stata una sorpresa fino a un certo punto, perché già ieri il presidente Powell aveva dato l'impressione di trascurare ancora i dati sull'inflazione. Ieri ci sono state molte domande, io ho seguito la vostra diretta, tra l'altro tradotta da te benissimo. Grazie Paolo. Abbiamo notato anche l'insistenza, hanno fatto le domande, e anche l'insistenza di Powell a voler mantenere ancora un atteggiamento iperaccomodante, nonostante si facesse cenno all'errore di valutazione fatto sull'inflazione, perché lo stesso Powell ha ammesso che l'obiettivo del 2% è lontano e sarà lontano anche nei prossimi trimestri, nei prossimi anni. Non è un obiettivo raggiungibile, perché siamo ormai ci stiamo avvicinando a un'inflazione che strutturalmente sta al di sopra del 3%. Questo sia in America ma anche in Inghilterra. In Inghilterra oggi il presidente della Banca Centrale ha confermato un'inflazione del 5%. Quindi queste sorprese che vediamo sui mercati e che si riflettono sulle valutazioni sia della valuta inglese che dell'euro, sono dovute al fatto che le banche centrali continuano a mantenere, forse diciamo, avranno altri dati sull'inflazione, che continuano a ritenere temporanea, anche se ci sono dei settori nei quali la temporaneità ormai non c'è più. Prima ascoltavo il bravissimo Cardillo che diceva: quando aumentano i salari, cioè quello è strutturale, non è temporaneo. Ci sono dei settori nei quali, anche energetico, oramai i prezzi hanno avuto un aumento che è strutturale, non può rientrare nel breve periodo. Per adesso siamo ancora in un contesto di banche centrali iperaccomodanti. Si guarda il dato sul lavoro più che il dato sull'inflazione, ma oggi il dato sul lavoro è stato un altro dato positivo, quindi in teoria un altro dato che avvicinerebbe la fine degli interventi delle banche centrali. Il mercato continua a festeggiare, oggi abbiamo visto nuovi massimi storici su tutti gli indici americani, massimo storico anche sul Nasdaq, sul DAX, indice europeo DAX. Quindi mercati iperaccomodanti, ma siamo già su livelli chiave, perché in una sola seduta il Nasdaq è salito di oltre 300 punti dai 16.000 e ha raggiunto un livello di prezzo che su grafici settimanali, poi magari se riesco a condividere faccio vedere, che siamo su livelli di prezzo sia sull'indice, sul paniere, ma anche su singoli titoli guida che hanno guidato il rialzo, siamo ormai su livelli dinamici molto importanti, anche di ipercomprato. Quindi è probabile che questa euforia che oggi vediamo sul mercato possa anche proseguire nella seduta di domani, ma già dalla prossima settimana potremo avere delle correzioni, perché siamo su livelli tecnici importanti. Non so se posso condividere lo schermo.
Prego Paolo, poi però ti devo fare anche delle domande dei nostri telespettatori perché ci sono arrivate veramente, veramente tante. Anzi, posso già iniziare, tu ovviamente prosegui con la tua analisi, però per esempio ci scrive Mario, buonasera e complimenti, un focus su Intesa San Paolo, grazie. E poi ci scrive Roberto Mario, a cui ringrazio ovviamente per i complimenti che mi fa, e poi chiede ovviamente un parere su Telecom nello specifico, poi ti leggo bene la domanda e ci scrive anche un altro amico che dice: vorrei chiedere sull'indice cinese China 50 con obiettivo long a 18.000 punti. Grazie molte, Mirko da Messina. Complimenti per il lavoro fatto Allora, ieri. facciamo prima le domande e poi faccio un'analisi sugli indici americani. Questo è Perfetto. Intesa San Paolo, Ok. giornaliero, abbiamo un chiaro uptrend, abbiamo raggiunto, quasi raggiunto nella seduta del 14 ottobre, a metà mese, i massimi pre-Covid. Teniamo conto che comunque le quotazioni del titolo non tengono conto dei dividendi, quindi diciamo, obiettivamente abbiamo già raggiunto e superato quei valori se consideriamo la distribuzione dei dividendi che c'è stata. È un doppio massimo. Per adesso la tendenza è ancora rialzista. Ora faccio vedere un po' meglio. Finché siamo con le quotazioni al di sopra dei 2,40, io manterrei una tendenza positiva. Questo è un grafico giornaliero. Metterei, diciamo, dei trailing stop in area di 40. Comunque il titolo è in tendenza rialzista. Come in tendenza rialzista, l'intero settore bancario italiano, ne stiamo parlando già da settimane, è uno dei settori che sta trainando l'indice verso i nuovi massimi, perché anche l'indice italiano sta facendo dei massimi diciamo, importanti, che non vedeva dall'epoca di Lehman Brothers, quindi parliamo del 2008. Qual era l'altro titolo? Telecom Italia? Allora, sì, infatti ci scrive Roberto, dice Telecom sta facendo una buona performance nel corso di questa giornata, si può ritenere abbia iniziato una gamba rialzista. Sì, se lo guardiamo in un'ottica di brevissimo, sta facendo un rimbalzo da un minimo molto profondo, tra l'altro. Siamo in una zona di triplo minimo storico di Telecom Italia, quindi l'area dei 30 centesimi poteva essere un'area di acquisto. Sinceramente, in un mercato così rialzista, in un mercato dove le occasioni di rialzo sono enormi, basta cioè quasi anche tirare a caso, andare a scegliersi il titolo che è stato il peggior titolo in assoluto dell'ultimo decennio. Io starei lontano da questo titolo, però diciamo da un punto di vista di ottica di breve periodo c'è la possibilità di un rimbalzo, oggi sta chiudendo il gap, non so se l'ha chiuso, manca poco per la chiusura del gap aperto il 27 ottobre. La tendenza è ancora ribassista, cioè se tracciamo una linea di tendenza dal massimo che ha fatto a giugno, siamo ancora al di sotto di questa linea. Io inizierei a valutare un'inversione non da una figura fatta in due sedute, ma almeno dal superamento dell'area 0,35. Comunque Telecom Italia è un titolo che purtroppo ha delle carenze strutturali nei fondamentali, è un'azienda che ha molto debito e in una prospettiva non a breve termine, ma in una prospettiva diciamo, a lungo termine di un possibile futuro rialzo dei tassi, sarà un'azienda che sarà penalizzata, quindi non è una delle aziende che io sceglierei per un investimento di lungo periodo, almeno nella fase attuale. No, guarda, su Telecom io ti devo confessare, io non vedo mai anche un spunto positivo, però evidentemente c'è gente che ha acquistato Telecom, per carità, avrà i propri motivi. Intanto ti leggo un'altra domanda, questa volta da Mirko da Messina, ci dice: vorrei chiedere sull'indice cinese China 50 con obiettivo long 18.000 punti, che cosa ne pensa a Paolo? Paolo, io Allora, non lo so se tu stai seguendo questo indice naturalmente, io ti leggo sì, tutto ciò che mi io arriva. fai benissimo a leggere tutto. Noi, tra l'altro, dobbiamo soddisfare ampiamente le richieste dei telespettatori, che siamo qui apposta. Tra l'altro, è un indice che seguo e che devo dire
con molto interesse seguo, anche perché sto notando un ritorno di interesse sulle azioni cinesi quotate in America. Quindi questo è anche un fattore di un possibile ritorno di interesse sui titoli cinesi. Il telespettatore mi chiedeva se era possibile un ritorno in area 18.000. Ora, noi abbiamo fatto un triplo minimo, ecco, questo è un grafico giornaliero, abbiamo fatto un triplo minimo tra luglio, agosto e settembre in area 14.500 e abbiamo fatto una rottura importante di questo massimo. Adesso c'è una fase di ritracciamento. Se dovesse ancora consolidare, è ancora lontana, la quota 18.000 è lontana perché stiamo parlando di questa quota qui, però un ritorno al di sopra dei 16.500-16.800 io lo ritengo possibile. Questo a meno di possibili fasi correttive che dovessero interessare l'intero mercato generale nell'ultima parte dell'anno, perché vi farò vedere, noi siamo in una fase di ipercomprato e di euforia adesso, e stiamo salendo soprattutto sugli indici americani, soprattutto sull'indice tecnologico, con pendenze elevatissime e non sostenibili nel lungo periodo. Quindi molto probabilmente ci avvieremo, non so se tra la seduta di oggi e quella di domani, io ho la data di setup che è l'8 novembre, quindi la lunedì, che potrebbe essere una data di inversione del mercato, però già oggi abbiamo raggiunto dei livelli importanti. Ora io faccio vedere il Nasdaq, questo è un grafico settimanale del Nasdaq. Quindi stiamo parlando di angoli settimanali. Io avevo un livello di target per questa settimana a 16.330, circa 328, e che è stato raggiunto alla perfezione oggi. Questo angolo, che è un angolo di gamma, non è una linea di tendenza, è proprio un angolo che ha intercettato in precedenza già i massimi di febbraio del 2021 e il massimo di settembre 2020. Quindi è un angolo che sta mantenendo la parte alta del canale rialzista del Nasdaq sul grafico settimanale di lungo periodo. Oggi l'abbiamo testato, è stato già testato anche sul top che aveva fatto ad agosto, poi abbiamo avuto la correzione di ottobre, che era anche attesa la correzione di ottobre, che andava a fare la parte bassa del canale. Abbiamo in poche settimane, in 4 settimane, ritestato nuovamente il massimo. Siamo in un contesto di rialzo estremo, anche possiamo parlare di euforia. Il Nasdaq sta salendo trascinato da una serie di titoli. Ora io qui ho l'elenco dei 10, diciamo dei 20 titoli più rappresentativi del Nasdaq, ordinati per capitalizzazione. Vediamo che tra i primi 10, 9 sono positivi e stanno facendo delle performance rialziste importanti. Cioè, vediamo, Nvidia sale del 7%, gli altri tra l'1,9% e il 2%, e i primi due che sono Microsoft e Apple sono comunque positivi. Quindi abbiamo 10 titoli, su 10 titoli 9 che sono positivi, l'unico negativo è Netflix. Questo è, diciamo, per i primi 10 titoli come importanza del Nasdaq. Quindi è una seduta questa ultra positiva, però abbiamo raggiunto dei livelli di resistenza importanti. La stessa figura che ha fatto l'indice l'ha fatta il titolo Tesla. Ora, eccolo qui. Sul grafico settimanale, sempre sul grafico settimanale, io avevo un livello proprio qui a 1240, il livello in cui sta adesso, tra 1238-1240, che è un angolo che parte intercetta i massimi che aveva già fatto in precedenza, febbraio del 2021, e il massimo, qui stiamo parlando di un'epoca arcaica fa, nel 2019, però quello era un massimo importante per quei tempi, quindi c'è un angolo che intercetta 3 massimi e che potrebbe fare da resistenza, come ha già fatto resistenza del 2021. Questo è un punto importante, l'area proprio dei 1240 è il punto in cui siamo adesso. Naturalmente questo è un grafico settimanale, la settimana successiva sale diciamo, del fattore di scala, quindi potrebbe fare anche una trentina, quarantina di punti sopra la settimana prossima, ma siamo anche qui su Tesla, al cospetto di una resistenza molto importante. Tesla ha avuto, diciamo, una
un trend rialzista molto forte, spinto anche da uno short squeeze fatto sulle opzioni call con strike 1000, che appena superato l'area del massimo precedente, che era il 900, abbiamo avuto un gap visibile anche su grafici settimanali, quindi Paolo, ti devo leggere un'altra domanda e poi andiamo direttamente a Piazza Affari perché ci sono dei movimenti importanti. Intanto riporto ai nostri telespettatori la decisione di OPEC di proseguire con l'aumento di produzione con la seguente quantità, 400.000 barili al giorno e dunque niente sorprese, OPEC resiste alle pressioni da parte degli Stati Uniti e non solo, anche altri paesi come India, Giappone si sono messi d'accordo al COP26 che se l'OPEC non dovesse ecco, decidere di aumentare la produzione di petrolio, loro dovranno liberare le loro come dire, stockpiles, ovvero il loro inventario di petrolio. Dunque questo potrebbe impattare i prezzi. Rapidissimo sguardo soltanto al petrolio che ecco, rallenta. Abbiamo visto degli incrementi molto più importanti precedentemente nel corso della nostra diretta. Non c'è una reazione troppo importante del mercato per un motivo molto chiaro, che non ci sono sorprese. Era assolutamente atteso che l'OPEC resistesse ecco, alle pressioni da parte degli Stati Uniti e Joe Biden fa il proprio lavoro, fa i propri comodi e dunque il WTI 0 71% di rialzo, il Brent 1,17% di rialzo. Questa è la situazione a livello di petrolio. Poi tra poco torneremo. Intanto ti leggo un'altra domanda, se vale la pena entrare su Moderna sui livelli attuali, perché oggi registro almeno 17%, però nonostante questo 17%, attenzione perché da inizio anno è a rialzo del 173%, Paolo. Sì, però Moderna oggi ha rotto un livello di supporto importante che era il minimo di ottobre, uno dei pochi titoli ad aver violato il minimo di ottobre, che era un minimo di setup importante, quindi facciamo attenzione. L'intero settore dei vaccini si sta lentamente indebolendo perché si sta saturando, ci stanno entrando delle nuove aziende che producono vaccini. Tra l'altro ieri è stato approvato anche il Covaxin, il vaccino creato dall'azienda indiana, è stato ammesso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vaccino per le emergenze. Quindi diciamo i margini per questi titoli che sono produttori di vaccini, almeno per quanto riguarda il settore dei vaccini legati al coronavirus, si stanno assottigliando e il mercato potrebbe già scontare questo fatto. Teniamo conto che Moderna ha fatto il suo massimo ad agosto e dal massimo che era a quasi 500, 497, si è quasi dimezzato. Adesso siamo a 285, quindi ha avuto già una correzione molto importante il titolo. Io non comprerei a questi livelli, aspetterei un po' più sotto, ecco, l'area 250 potrebbe essere già un'area diciamo, di accumulazione, però con l'alert che ho dato, cioè con l'attenzione che ho dato, perché a mio avviso il grande rialzo che c'è stato tra il 2020 e il 2021 per Moderna è già alle spalle, cioè adesso dovremmo vedere un titolo che consolida, ma non farà più le grandi performance che ha fatto nell'anno precedente. Questo anche per quanto riguarda gli altri titoli del settore. Allora, intanto ti chiedo velocemente un parere anche su Snam e Tenaris, perché stiamo vedendo dei movimenti interessanti, questo ovviamente post pubblicazione delle trimestrali, poi Tenaris è anche molto legato al comparto oil and gas, tra i titoli migliori, oggi a Piazza Affari 3,59% di rialzo, rapidissimo sguardo anche a Snam che guadagna 1,31% attualmente e dunque una reazione un po' più moderata delle trimestrali che ovviamente sono state molto positive per entrambi. Le società, io partirei da Tenaris. Sì, Tenaris è uno dei titoli sui quali con i miei clienti abbiamo già delle posizioni rialziste da tempo, perché ha fornito segnali rialzisti importanti già dalla rottura dei massimi fatti a giugno 2020, quindi è un titolo interessante. A mio avviso il superamento oggi dei precedenti massimi che aveva fatto registrare a marzo e a giugno, i massimi che ha fatto questa settimana consolidano la fase rialzista.
e finché il petrolio si mantiene al di sopra dei $75, oggi sta già sopra 80 il petrolio, però potrebbe anche fare una correzione di 5-6 dollari e riportarsi, riappoggiarsi a quell'area tra i 75 e i 76 dollari. Finché sta sopra i 75 dollari, il petrolio, il Tenaris è un titolo che in portafoglio va mantenuto. Gli stop vanno messi naturalmente al di sotto dei minimi che abbiamo visto a settembre, quindi l'area 8, ma è un titolo che potrebbe ancora dare soddisfazioni. Qual era l'altro titolo? Snam, Snam. che invece, come stavo dicendo, di nuovo al rialzo tra i migliori a Piazza Affari nel corso di questa giornata, però con un rialzo io direi decisamente più moderato. Sì, però comunque è un titolo che sta non lontanissimo dai massimi, ha dato un nuovo segnale forte oggi, questa è una barra settimanale, se guardiamo un grafico giornaliero vediamo un uptrend che dura da qualche settimana, è un titolo potrebbe incontrare una resistenza poco sopra i valori attuali a 5,15, oggi ha fatto 5,13, quindi poco sopra potrebbe esserci un livello di resistenza, ma questo è un titolo che ha un trend rialzista forte, ha dei segnali importanti, questi minimi qui fatti con, diciamo, seguiti da volumi importanti, questo è un segnale forte di rialzo, qui sono entrati istituzionali, a mio avviso è un titolo da tenere in portafoglio, lo stop va messo come tutti gli altri titoli che stanno facendo un trend rialzista sotto il minimo di ottobre, per chi sta investendo, per chi mantiene il titolo come investimento, ma è un titolo che va tenuto in portafoglio. Ecco, questo è un titolo che io consiglierei, a differenza di Telecom Italia, che invece è un titolo che qui si vede che il trend è rialzista, cioè si parte dall'estrema sinistra in basso del grafico e si va in alto a destra, è un titolo che sta salendo, quindi il contrario dei titoli ribassisti che stavamo valutando prima. No, no, assolutamente sì. Poi ci ha risposto ovviamente il nostro telespettatore Roberto Mario, che dice ovviamente che quando Telecom sale potrebbe portare delle grandi soddisfazioni in una sola giornata, e quindi immagino che in questo caso lui lo tiene come una questione di intraday trading, ma non come cassettista, suppongo, non lo so. Allora, intanto Paolo, ti chiedo velocemente un commento anche sul petrolio, proprio in scia della decisione dell'OPEC. Come detto, niente sorprese, rimane nel range tra 80 dollari e 80-82 dollari, a prescindere ovviamente, poi bisogna considerare i due benchmark, si sta allargando un po' lo spread fra le altre cose tra il prezzo dei futures WTI e quelli del Brent, quasi del 2 euro attualmente, e dunque ti chiedo quali sono le tue aspettative almeno di breve termine. Allora, io sul petrolio sono stato rialzista fino alla seduta del 28 ottobre, quindi non ci siamo sentiti la scorsa settimana, ma il 28 ottobre ho avuto per la prima volta da agosto un segnale ribassista sul grafico overnight, che è una tecnica che utilizzo sul petrolio con grande soddisfazione. Uno dei, diciamo, il petrolio è uno degli asset che funziona meglio con le tecniche trend following di Gunn. Abbiamo avuto un segnale short sul petrolio. Stato confermato short nella seduta di ieri. Oggi ha fatto un massimo a 83 e questo è un livello da tenere in considerazione perché ha abbassato ancora i massimi. Vediamoci, i massimi dell'indicatore si sono abbassati. Questo è il livello massimo di oggi, 83,42, è un livello da monitorare come riferimento per l'inversione, la nuova inversione rialzista. Finché il petrolio si mantiene sotto 83,42, a mio avviso è short con target 76. Al di sopra di 83,42 riprendo le posizioni long. Penso di essere stato chiarissimo. Quindi 83,42, il massimo di oggi è il riferimento. Nelle prossime sedute, se supera 83,42, bisogna reversare long, altrimenti io mantengo le posizioni short che ho preso e che le porto fino a 76. Grazie mille come sempre a Paolo Nardovino. Non lo so se possiamo vederti giusto per salutarci come si deve. Paolo, io ti ringrazio, ecco, per la tua disponibilità. Ovviamente alla prossima occasione, e sicuramente la situazione sui mercati da qui a fine anno non ho dubbi che sarà estremamente interessante per più motivi, ecco. Sì, Poi non manca anche Bank of England, giusto per scombussolare un po' la situazione, per carità.
Sì, allora io farei attenzione nelle prossime 2 settimane, ci sono delle chiusure cicliche importanti, quindi vediamo oggi e domani, probabilmente l'euforia che c'è sul mercato in questa settimana potrebbe proseguire domani fino alla scadenza delle opzioni settimanali di domani sera, ma già dall'8, dalla seduta dell'8 io farei attenzione perché è possibile un'impennata di volatilità. Ecco, questo non è una interruzione del trend di fondo che resta rialzista, ma comunque un'impennata di volatilità che potrebbe portare anche delle improvvise correzioni sul mercato. Grazie mille, Paolo Nardovino, Main Trade Analysis, alla prossima occasione.